Buona giornata, amici del Caffè Biblico. Il patriarca Kirill, capo della Chiesa Ortodossa Russa, domenica scorsa ha annunciato nel suo sermone che ai soldati che muoiono in Ucraina saranno lavati tutti i peccati. Siamo consapevoli che chi muore adempiendo al proprio dovere militare si sacrifica per gli altri, ha detto Kirill, secondo quanto si vede in un video pubblicato da Disclosed TV. Questo sacrificio lava via tutti i peccati commessi, ha dichiarato. Nei giorni scorsi Kirill aveva esortato i fedeli ad arruolarsi con queste parole: vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare e ricorda che se muori per il tuo paese sarai con Dio nel suo regno. Le parole del patriarca sono di fatto un appello alla guerra santa e la promessa del paradiso conquistato con le armi e con il sangue. Questo leader religioso, che rappresenta molte comunità cristiane, in realtà, con le sue parole, dimostra di non conoscere affatto il messaggio del cristianesimo. Nella Bibbia, infatti, non c'è traccia di guerre sante capaci di espiare i peccati degli uomini. Al contrario, ci viene insegnato che esiste un solo modo per ottenere il perdono dei nostri peccati. La Bibbia ci insegna che siamo tutti peccatori, e che nessuno di noi è giusto davanti a Dio. A causa del nostro peccato siamo separati da Dio e siamo colpevoli davanti a Lui. Quindi l'unica speranza che abbiamo è che Lui provveda per noi un modo per essere riconciliati con Lui. Ed è ciò che ha fatto, mandando il suo Figlio Gesù Cristo a morire sulla croce per noi. Cristo è morto per espiare il peccato e pagare il prezzo per i peccati di tutti coloro che credono in Lui. E attraverso la sua morte sulla croce, come sacrificio perfetto di Dio per il peccato, e tramite la sua resurrezione 3 giorni dopo, che possiamo ora avere vita eterna se crediamo in Lui. Il fatto che Dio stesso ha provveduto l'offerta che espia i nostri peccati è una buona notizia, è la buona notizia del Vangelo, che viene dichiarata chiaramente in 1 Pietro capitolo 1 versi da 18 a 21. È scritto così: sapendo che non con cose corruttibili, con argento e con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Perciò, amici cari, sappiate che nessuna guerra può lavare i peccati dell'uomo e neanche le buone opere saranno mai sufficienti per espiare i nostri peccati. Pertanto vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di avvicinarvi a Dio con umiltà, riconoscendo che tutti i nostri sforzi non riusciremo a liberarci dei nostri peccati. Se crediamo che Gesù è morto per noi sulla croce, confessiamo al Signore i nostri peccati e otterremo il perdono e il dono della vita eterna. Dio vi benedica e buona giornata.